L'unica città nella quale si può trovare l'amore nel Regno Unito, l'ho sentito milioni di volte, mi sono rotto proprio le scatole. Quindi apriamo gli occhi per una bene amata volta, Dio mio, apri gli occhi e ragiona. È la capitale, secondo voi, dove si può trovare più facilmente l'amore? A Roma o in Calabria? In una qualsiasi città della Calabria. Dove si può trovare più facilmente l'amore? A Roma o a Napoli? Dove si può trovare più facilmente l'amore? A Parigi o a Marsiglia? Dove si può trovare più facilmente l'amore? A Madrid o a Pamplona? È ovvio che se andate in Inghilterra in cerca di lavoro e soprattutto avete pochi soldi, è importante che voi questo lavoro lo otteniate il prima possibile, limitando ovviamente la possibilità di non assunzione. È ovvio, è palese, è evidente che Londra sia la città ideale per incominciare a trovare lavoro. Mi direte, ma costa di più andare a Londra? Certo, è ovvio che costa di più, ma secondo voi perché costa di più? Perché è più facile trovare lavoro. E quindi i proprietari degli immobili, i proprietari delle attività commerciali speculano sulla cosa. Non è detto che voi andiate a Londra, incominciate un lavoro lì e poi per tutta la vita dovete necessariamente fermarvi nella capitale. No, potete uscire anche fuori dalla capitale, potete andare nell'Ayrshire, per esempio, potete andare a Brighton, potete andare a Liverpool, Manchester, tutto quello che volete. Però badate bene una cosa, il minimum wage cambia se uscite fuori da Londra. Londra detiene, diciamo, un privilegio, tra virgolette, privilegio particolare, dove il minimum wage in genere è più alto per consentire una vivibilità maggiore alle persone che vogliono vivere nella capitale. Se andate fuori, il minimum wage scende. Quando parlo di minimum wage, non sto parlando del minimum wage statale, ma quello che in genere le aziende garantiscono. Per esempio, io quando lavoravo come manager da pret-a-manger, se decidevo di andarmene fuori da Londra avrei guadagnato molto di meno. Ma il discorso è ovvio, perché ci sono meno spese di affitto, meno spese di mangiare, meno spese di trasporti. Ovviamente è una scelta. Vivere a Londra dà dinamicità. Vivere fuori Londra, beh. Ragion per cui prendete le redini in mano della vostra vita, cacciate le palle e dimostrate a voi stessi quello che valete e soprattutto cosa volete dalla vostra vita.